Buongiorno a tutti e benvenuti. Anche stamattina abbiamo il piacere di avere, a differenza degli altri giorni, più ospiti. Ma iniziamo con le presentazioni. Per prima abbiamo un amico della nostra Accademia, una persona che tutti voi conoscete perché è la nostra colonna portante dell'Accademia, Gianluca Cazzeddo. Gianluca, ciao, ci senti? Ti sento, vi sento, tutto a Ah, posto, bene, vi come va? Bene? saluto. Bene, 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 bene. Ok. Abbiamo tutti gli amici dell'Accademia che ci seguono e adesso chiamiamo invece, come al solito, il nostro amico Mosè. Mosè, Sono ti qua, senti? mi Ciao, sento ti senti benissimo. bene? Se Perfetto. vuoi batto un colpo, cioè se vuoi, no? Assolutamente, È no, meglio ma di no. meglio di no. Lascio Certo. te l'incarico, come sempre, di presentare l'altro nostro gradito ospite. Allora, il ospite è una sorpresa, una sorpresa che viene dal mare, quindi in questo momento pensate, ed è un grande ritrattista, uno che di mestiere proprio affronta la fotografia col ritratto, e questa è una cosa importante, oltretutto è l'organizzatore di un grande festival di fotografia, Orbetello Photo Festival, lo organizza il suo gruppo, il gruppo Imago, e lui si chiama Marco Arienti, eccolo qua. Ciao Ciao a Marco. tutti, Ciao grazie Marco, mille benvenuto. Mosè, grazie della bella presentazione. No, devi ringraziarmi perché sei bravo e sei fertile nella fotografia, aiuti molto la fotografia e questo è importante. Allora, Bravo. Franco, io non so, inizierei con le domande, posso? Assolutamente, parti tu, Allora, assolutamente. comincio con Marco. Marco, ascolta, guarda, è un periodo brutto, no? Siamo chiusi in casa, abbiamo le sbarre, la polizia fuori, la mascherina a portata di mano. Il primo giorno, se in questo momento, anzi, se aprissero le gabbie, se ci lasciassero tutti liberi. Quale fotografia faresti? Quale ritratto faresti? O cosa faresti in fotografia? Allora, sì, sicuramente quando uscirò, accenderò subito le luci in studio e sarò lì a riprendere quello che ho lasciato in sospeso quando è iniziata questa situazione. La foto che mi piacerebbe fare, ma non so se mi riuscirà, sarebbe sinceramente una bella foto di gruppo. Anche brutta, basta che sia di gruppo. Mi piacerebbe invitare proprio gli amici, i colleghi e abbracciarci un po'. Esatto, abbracciarsi tutti quanti insieme, no? Uniti si vince, abbiamo vinto, è finita questa guerra. Tu Sì. Gianluca viceversa, cioè, tu pensa, hai tanta gente a casa, tu sei l'idolo, no, dell'Accademia, giusto? Sei il guru di Accidenti. Photoshop, beh certo, il guru di Photoshop, no? In un certo senso, sono a casa, hanno un computer, aprono l'icona di Photoshop, dagli un compitino da fare, cosa possono ripassare? Da soli. La prima cosa che faresti, cioè, La prima cosa che al di direi di là, fare in qui. del cestino, non il cestino, cioè No, no, il quello. cestino no, il cestino no. Bisogna però, attenzione, bisogna saper fare anche il cestino nella vita, che è importante fare l'editing, cioè scegliere le foto giuste, che non è facile. E tu me lo racconti molto bene. Certo. No, allora è difficile così, sai, cioè, il mio è un aspetto un pochino più tecnico, quindi è un po' complicato. Però il consiglio generale che darei è sicuramente guardarsi intorno su YouTube, c'è tantissimo materiale in giro, anche gratuito così, che non è bello da dare come suggerimento normalmente perché diciamo semplifica un po' le cose. Però direi guardatevi intorno e magari ripassate gli appunti che avevate preso ad un corso che avevate fatto. E io direi che la frase che userei sarà: fermatevi un attimo perché c'è un pochino più di tempo, cercatevi un attimo a cercare di capire e non imitare. Perché purtroppo in fotografia è molto facile imitare anche nelle tecniche di post-produzione. Contrasti forti, dicevamo poi, ne discutevamo anche prima. Si tende a imitare quello che si vede negli altri. Invece direi di toccare le cose magari con più attenzione, ma cercare di creare una propria visione. Questo è quello che Un sì, Photoshop creativo, creativo, ma con delle scene, con discernimento, sì, esatto. Poi, ripeto, dal mio punto di vista dovrei fare una lezione di Photoshop per poter parlare, però
staccarsi un attimino dai cliché, dalla ricerca dell'effetto, ecco, diciamolo così. Invece tu, Marco, che ti vedo così, cioè, pensa alla nostra persona a casa, alla macchina fotografica, all'appartamento come a disposizione, alle lampade, l'applique, la finestra. Che consiglio dareste a uno che voglia fare un ritratto? Oppure anche gli consigli di fare dei ritratti alla sua famiglia? E come? Ma allora, le possibilità rispetto ai tempi della pellicola che noi tutti ricordiamo probabilmente sono drasticamente più ampie. Per fonte luce si può utilizzare tranquillamente un cellulare, una lampada, la luce della finestra naturalmente. Mi è piaciuto invece quello che ha detto Gianluca, ovvero si potrebbe prendere questo periodo di isolamento forzato per dedicarsi un po' più al cibo dell'anima, chiamiamola in questa maniera qua. Si potrebbe ad esempio guardare molti film, leggere dei libri, documentarsi, riuscire a fare una ricerca, ecco, un po' più interiore, visto che c'è il tempo e c'è la possibilità, perché prima di scattare delle foto uno dovrebbe chiedersi che cosa vuole scattare, quale obiettivo vuole raggiungere. Nessuno ci chiede di andare su YouTube a cercare dei tutorial, a cercare di riproporre la stessa cosa. È più importante, secondo me, andare a domandarsi cosa vogliamo fare, in che maniera vogliamo farlo e poi insomma passare al lato tecnico. Mi piace, ecco, quello che una sorpresa che non mi sarei aspettato da entrambi è il fatto che tutti e due avete detto scappiamo dall'omologazione, non facciamo le solite cose, siamo in casa, abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di diverso, no? Quindi se vuoi, Marco, mi riferisco a te, anche un po' di ricerca si può illuminare con la finestra, ma col cellulare anche sì, si può partire dal buio scuro e cominciare a illuminare i vari soggetti. Cioè, mi dite, usciamo dall'omologazione. Se non cambiamo qualcosa, sbagliamo, perché oggi è il momento per farlo. E questo, confermate quello che ho detto? È questo, ma soprattutto è una necessità, specialmente mi rivolgo ai giovani fotografi, a quelli con meno esperienza. Prima si riesce a trovare una propria strada, ma non che debba essere per forza inedita o originale, perché è difficilissimo, ma perché deve essere proprio, cioè deve essere nelle proprie corde. E questo è un buon periodo per interrogarsi, per guardarsi un po' allo specchio e decidere qualcosa in questo senso. Marco, Marco, dai. Scusa, posso farti una domanda? Certo. Tu sei di Orbetello, e Orbetello ormai è conosciuta anche per un bellissimo festival di fotografia di cui tu sei anche anima. Ci puoi raccontare qualcosa? Ma sì, Imago è un festival oramai consolidato da qualche anno, che in questo periodo è come quasi tutte le altre cose, un po' sospeso, diciamo. Siamo in attesa di capire cosa e in che modo sarà possibile fare, sarà possibile realizzare, e di certo non staremo fermi, c'è possibilità di muoversi anche stando a casa, o meglio, stando a casa non necessariamente bisogna star lì a fissare il vuoto senza far nulla. Quindi, ecco, penso a delle dirette video. Pensavamo di mettere online l'intervento dello scorso anno di Berengo Gardin, pensiamo a un'edizione gratuita per chi partecipa del nostro concorso. Qualcosa porteremo avanti. Invitiamo tutti i nostri amici dell'Accademia a seguirti anche da questo punto, molto volentieri. Okay? Faccio avere le informazioni in modo tale che possiamo divulgare questa cosa. Invece, senz'altro, peraltro sia Mosè che Gianluca sono stati ospiti al festival, quindi certo. I contatti li abbiamo, diciamo. No, così. Io voglio usare anche il futuro, sarò ospite al festival. Sarai ospite. È importante. Gianluca, invece per te, visto il momento, pensavamo di mettere in moto anche dei corsi un po' virtuali tramite il, che ne pensi? Sì, assolutamente. Tra l'altro poi riprendo un po' anche il ragionamento che ha fatto Marco, cioè è un momento in cui ci siamo fermati, quindi bene o male
La creatività per quanto riguarda la parte mia, la creatività per quanto riguarda lo scatto. Prima era come un flusso continuo di andiamo avanti, di qui di là. Ora che abbiamo l'opportunità di fermarci un attimino, rallentiamo e decidiamo delle cose. E la formazione online è una delle cose che sto facendo e ha la fortuna di poter essere fruita con, tra virgolette, un pochino più di calma. Nel senso che invece di fare degli workshop di un giorno, che chiaramente sono necessari per ovvie ragioni logistiche, si possono fare dei piccoli interventi, crescere piano piano, quindi certo. L'opportunità che dà l'online sono queste che tra dobbiamo sfruttare, sì, ma per non fermarci, ecco, per avere degli per proseguire il nostro percorso. Esatto, scusate, esatto. Posso darvi una pillolina di saggezza? Non applaudire dopo, sto scherzando, per carità. Giorni fa una signora mi chiedeva, chissà se tutto tornerà come prima, no? Io gli ho risposto, signora, io ho paura che tutto torni come prima, se tutto tornasse realmente come prima sarebbe uno sbaglio, dobbiamo essere migliori di prima, cioè... Se io ho il terrore che tutto torni come prima, perché se forse siamo in questa situazione qualche sbaglio l'abbiamo fatto, no? Per cui, per carità, io ho paura che tutto torni quello che era prima, dobbiamo essere migliori, non peggiori, e nemmeno uguali, giusto? Scusatemi, ho voluto fare questa pillolina, scusatemi, questo piccolo vaccino, dai, scusatemi. Allora, Marco, a te, cioè, ritratto, però una cosa ce la devi dire, dai, insomma, noi amatori siamo un po' delle ienette, vogliamo sapere la ricettina, quant'altro, la tua ottica preferita, quando scatti, qual è il tuo ritratto, con cosa lo fai? Io uso un 85 mm, un 85 mm e a volte un 24-70 se ho bisogno di stare un pelino più largo. Però devo essere sincero, non sono un feticista del mezzo, cioè della macchina fotografica, certo, o della lente iperrisolvente e quant'altro. È più una questione di approccio. Unica eccezione è la mia Canon 1DS, la Mark III, vecchiotta, ma che continua a piacermi più delle altre. Io non so come farò il giorno che mi mollerà, però tant'è, per il momento funziona. Guarda, abbiamo un negozio qui in linea, cioè. È già lì che ti aspetta. Quando vuoi, non è un problema. sto scherzando ovviamente. Allora, quindi l'85, beh, l'ottica un po' così. Usi molte luci o sei più monoluce? Perché va di moda oggi, no, un po' questo monoluce. No, allora io di solito ne uso una soltanto. E a volte due, ma è proprio un vezzo per quanto riguarda i ritratti. Se si parla di cose un po' più strutturate, ambientate o addirittura still life, è tutto un altro discorso, però io in genere tendo a togliere. Questa è una cosa che mi deriva forse dal mio concetto di fotografia. Secondo me la fotografia dovrebbe suggerire, a me piace quando suggerisce, e per suggerire bisogna andare a togliere qualcosa. Nel mio caso tolgo più luce possibile. Siamo in fondo al tuo flusso di lavoro, mi senti, Marco? Sì, sì, sì. Siamo in fondo al flusso di lavoro. Alla fine al cliente cosa dai? Una stampa, dico male? Al cliente io consegno... c'è qualche problema con la DSL. Consegno un numero limitato di file, di solito. Sento voci metalliche dall'altro. No, ma va bene, si sente bene, vai. Sentite. Si registra bene, vai. Noi al cliente consegniamo Marco, mi sentite? Sì, è chiaro. Consegniamo in media dai 3 ai 5 file. Sì. E per le stampe poi bisogna vedere quali sono le esigenze di chi ci commissiona il lavoro. Senti, Mosè. Adesso ti sento benissimo. Oh, perfetto. Io direi, Mosè, a questo punto ringraziamo Marco, che è stato gentilissimo, che ci ha dedicato questo tempo. Ringraziamo Gianluca e speriamo presto di averlo ancora con noi per organizzare le nostre lezioni virtuali. E inviterei, se possibile, quando vuole Marco presso la nostra Accademia per poter incontrare tutti i nostri iscritti e magari che possano fargli direttamente delle domande in diretta. Grazie, volentieri. Ok, senz'altro. Perfetto. Senz'altro.
Mosè, qualcosa? Una foto di gruppo. Assolutamente. Comunque, ragazzi, grazie. Ciao, allora. E alla prossima. Ciao, okay? A tutti. Grazie a tutti. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao Gianluca. Ciao.